Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze. So perché sei qui, l'argomento ti interessa, ti stuzzica. Vuoi sapere di più? Vuoi sapere cosa posso fare per te? Clicca nel link qui sotto in descrizione, dopo aver visto il video, ovviamente. Oggi vediamo quelli che sono i complimenti nascosti che ti fanno le donne. Devi sapere che le donne sono molto più abili di noi nei rapporti sociali, quindi non fanno complimenti diretti o all'aspetto esteriore come tipicamente fanno gli uomini. Quindi non ti dirà mai una ragazza interessata a te: ma che bello che sei, ma che bel fisico, ma che begli occhi, e tutti gli altri commentini scontati che fanno gli uomini alle ragazze. Tenderanno a farti complimenti più ricercati, cose che non hai mai sentito e che raramente si configurano come complimenti, perché non sono veri e propri complimenti, ma sono commenti che se hai buona attenzione e un minimo di esperienza vanno a colpire esattamente ciò che loro vogliono colpire, quindi farti magari sentire bene o comunque valorizzarti proprio in risposta al fatto che le hai colpite. Quindi non dicono sei bello perché sarebbe un complimento fine a se stesso, ma ti fanno capire che per loro sei speciale per questo, questo e quest'altro motivo. Ma quali sono quindi questi complimenti? Un primo complimento nascosto tipico che potrebbe fare una donna è non in riferimento a te, ma in riferimento a quanto l'hai fatta stare bene. Ovvero, se una ragazza ti dicesse: guarda, sei il primo che mi fa provare questa cosa qua, mi fa pensare a questa cosa qua nello specifico. Ecco, sei il primo o mi hai fatto provare questa cosa, è un ottimo complimento. Significa che l'hai colpita, significa che l'hai smossa, le hai dato qualche cosa che non le danno tutti gli uomini. Quindi non è un complimento riferito a te, quindi più facilmente scandagliabile dalla tua attenzione, ma un complimento riferito a quanto tu sia stato capace di fare qualche cosa che è andato a beneficio della ragazza. Quindi lei ti ringrazia, ti fa presente che è stata meglio per merito tuo, e questo è un top complimento. Un altro tipo di complimento è appunto quello che non va a beccare un fattore che si può vedere con gli occhi, quindi niente che abbia a che fare con l'aspetto fisico. Magari sei una persona che sa ascoltare, sei un ragazzo che mi ha stupita in un certo senso. Insomma, va ad attaccarsi a quelle che sono le tue caratteristiche emotive, cose che lei apprezza e che non sono toccabili, non sono visibili, ma sono percepibili. Questo è quanto. Prima di scappare, ti ricordo che so perché sei qua, perché vuoi un cambiamento. Quindi controlla il link qua sotto in descrizione e scopri quello che posso fare per te. Ci vediamo in un prossimo video.